A far saltare i nervi al massimo dirigente rossoblù è stato il gol vittoria della formazione campana. 31esimo della ripresa, il Matese esce dal suo guscio e si propone in avanti. La palla arriva nella zona di ricamato in posizione di fuorigioco. Il collaboratore di destra, piazzato sotto la tribuna centrale, alza subito la bandierina. I difensori rossoblù si fermano con l'Angelotti che in velocità entra in area e batte Guerrieri. Per l'arbitro Guitaldi di Rimini è tutto regolare, disattende la segnalazione del suo primo collaboratore e convalida il gol fra le proteste del rossoblù. Ma all'ultimo minuto di recupero ecco l'altro episodio che poteva evitare la sconfitta alla Samb. Fallo di mano in area al 48esimo di Nocerino su cross di Viscardi e per fischietto romagnolo e calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Cardella, che spiazza Palombo, ma la sua conclusione dagli 11 metri scheggia il palo e si perde sul fondo. Al triplice fischio il presidente della Samb Roberto Renzi si lancia verso l'arbitro. Steward e polizia cercano di fermarlo e ci riescono a stento, con Guidaldi di Rimini che viene circondato dalle forze dell'ordine per poi prendere la via degli spogliatoi. E pensare che questa con il Matese è stata la migliore prestazione della Samba di questa stagione per intensità di gioco, carattere e determinazione. La prima azione degna di nota è di Marco Rossoblù all'ottavo con Cardella che ruba palla sulla sinistra al Riccio e serve al centro Marras, la cui conclusione di sinistro si perde alta sulla traversa. A 14esimo la Samba colpisce il palo con un colpo di testa di vita su cross di Feliz Rabacal. Un minuto dopo una conclusione di Proia viene ribattuta con il corpo di Nocerino. Al 17esimo Prodi dalla sinistra e Felix Rabacal da ottima posizione sfiora il palo. Il Matese si arrocca nella prova tre quarti, pronto però a rendersi pericoloso con le ripartenze dei suoi esterni, Sacco e Langellotti. E dal 34esimo passa incredibilmente in vantaggio, con una conclusione in mezza girata di ricamato, sfiorata di testa da Conzon, che mette fuori gioco Guerrieri. Ma la Samba non si disunisce, al 40esimo perviene al pareggio. Marras dalla destra pennella un bel pallone al centro con Cardella che al volo onda scampo a Palombo. Il primo tempo si chiude sempre con la Samba davanti. Nella ripresa il canovaccio del match non cambia, con il rossoblù in avanti e il Matese a chiudere ogni varco. Angiuli e compagni pressano e vanno vicinissimi al vantaggio al 27esimo con Maute che esalta la reattività di Palombo. Ma al 31esimo ecco la doccia fredda. 4 minuti dopo la Samba resta in 10 per l'espulsione di Feliz Rabacal. Al 42esimo secondo tempo Cardella viene messo giù in area, ma l'arbitro lascia correre e nell'ultimo minuto di recupero ecco il fallo di mano in Nocerino ed il rigore fallito dal numero 7 rossoblù. E così, dopo 2 vittorie consecutive, si ferma la rincorsa della Samb verso le posizioni di vertice del girone. Per il Matese è il 9° risultato utile consecutivo.